ciao amico dei video! È guarito Spinox? Ancora no. Oh no, quindi non faremo il video insieme a lui. No, il prossimo personaggio che recensiremo oggi qual è? Questo! Wow, anche questo qui ha tentacoli. Sì, è anche più squiscioso dell'altro. Sì, lo so. Adesso prendiamo la sua carta e vediamo. Ok ragazzi, per una cosa, posso dirlo io? Sì, per una cosa ragazzi, abbiamo visto l'immagine, abbiamo visto un'immagine e l'immagine potrebbe anche farmi molta impressione, quindi chiudete il video perché questo polpo è orribile, guardato tipo nella realtà. Sì, ha ragione. Ah! Sì, fa senso anche a me con quell'occhio. Ah, ha paurissima. Altro che il polpo gigante. Anche che quel polpo. Infatti. E poi come si chiamava? Polpo gigante del Pacifico. Ah, polpo gigante del Pacifico. È orribile. Ragazzi, io direi di girare. Sì. Vabbè. Il personaggio di oggi è il totano volante. Il totano volante atlantico. Si scontra contro la manta. E la cosa che ho dimenticato di dire nell'altro video è i punti di forza. Morso 4, forza 2, velocità massima e pericolosità 2. L'altro invece, il polpo gigante del Pacifico, è già il polpo gigante del Pacifico. Aveva dei risultati questi qui. Dai, posso leggerli io stavolta? Tu hai letto già quelli del Totano. Ok, tiene... Forza 4, cioè morso 4, forza sempre 4, velocità massima anche lui, e 3 di pericolosità. Oh, è più pericoloso questo. Ragazzi, non è più bellissima questa collezione? Sì, infatti, è una delle mie preferite. Già, anche una delle mie. E poi questi nomi non capisco che lingua sono, penso che saranno i nomi scientifici. E ora ragazzi, andiamo al nostro canale. Eccolo qui. Ehi, hai visto quella cosa? Quale? Oddio! Ho fatto lo scherzo. Wow, non farlo mai più. È squisciosissimo, ragazzi. Dovete provarlo assolutamente, ragazzi. È bellissimo. Anche lui ha l'occhio giallo. Chissà perché. Tutti quanti forse hanno gli occhi gialli. Ragazzi, qui si vede tipo le ventose che stanno anche nei suoi tentacoli, che forse qua si vedono. Ragazzi, si vedono? Vabbè, un po' si vedono, praticamente quando stanno qua fanno un effetto tipo che sembra fatto di diamante. Poi, ragazzi, trasparente, cioè la mano si vede attraverso il suo orecchio. Dai, può darsi che sia l'orecchio. Wow. Beh, ragazzi, non capisco perché questi pallini di colori diversi. Infatti, non lo capisco neanche io. Ragazzi, lui si sfida contro la manta, come ho già detto, quindi può darsi che troveremo anche la manta e tutti gli altri. Il video però uscirà dopo domani, cioè venerdì, dove recensiremo il terzo personaggio di questa collezione. Esattamente. Adesso ragazzi lo lanceremo. In caso non ve ne fosse accorti, ho cambiato casa a novembre. Wow, forte. Lanciamo anche te. No. Lancio, perfetto. Non è divertente per niente. Meglio se vi riprendiamo. Sì, bella idea, bravo. A te ti ho trovato il polpo. Ah, eccolo, si è mimetizzato. Ecco qui. Ai ai ai, quasi quasi il terzo personaggio manco il video. No dai, è uno scherzo. Aia, di nuovo. Sì, scusa. Wow, chissà se è forte questo polpo, questo coso, questo totano che mi mangio. Provo a mangiarlo. Ma non si mangia questo. Vabbè, forse l'hai un po' deformato e lo aggiustiamo. Ecco, il polpo deve stare così. E quindi ragazzi, ovviamente è super allungabile. Non so come dimostrarvelo perché, come dire, ragazzi, devo tenere la telecamera. Wow, la telecamera la tengo io, come vuoi, infatti molto più là.
Tieni la telecamera girata. Speriamo, ragazzi, spero che stiamo riuscendo a riprendere qualche cosa. L'hai fatta cadere? Sì, scusa, non volevo. Ragazzi, speriamo che riusciamo a riprendere qualche cosa. Ecco, io lo sto allungando, ragazzi, proprio in questo momento. Ecco, ho finito di allungarlo. Ragazzi, io ora ricontrollo il video per vedere come è venuto questo lancio qua con io che tenevo la telecamera. E infatti. E ragazzi, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo venerdì con il prossimo personaggio della collezione, a dire il vero, Darksy e Go. Sì, ciao ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanella, e inoltre mettete mi piace se vi è piaciuto il video.